Ciao ragazzi, benvenuti con RPG Passione Games, nuova avventura, continuiamo anzi, l'avventura con diciamo Tomb Raider, la diciamo la puntata che non mi ricordo che numero siamo arrivati, ma voi che seguite il canale sicuramente sì. Eravamo arrivati nell'episodio precedente in questa cabina un po', come posso dire, arruffata, dove la nostra cara Lara sta cercando Alex. Ma come sempre, prima di cominciare, do la via alla sigla, giusto per ricordare il canale PG Passione Games. Vai con la sigla. My body hurts, can't stand. Restart system. Ovvia, eccoci. Partiamo dunque. Allora, noi siamo qui dentro. Allora, esploriamo un attimino, tanto ci interessa qualche cosa. C'è nulla? No, ci andrà di lì. Ah, sì. In fondo devo ringraziare Lara per questo lavoro. Lei ha sempre creduto in me. All'università quegli snob dei suoi amici mi spottevano e basta. Per loro ero una stupida americana fissata con il cinema che metteva nei guai la loro studentessa modello. Ma non potevano immaginare che Lara sotto sotto ha un grande spirito avventuroso. Era stata lei a proporre quel viaggio assurdo in Bulgaria con gli zaini in spalla. Però ammetto che quel locale malfamato di Sofia era stata una mia idea. E non ci saremmo mai sognate di avventurarci da sole in Tanzania per le vacanze di primavera. Invece eccoci al secondo anno tra le rovine del versante sud del Kilimanjaro. Lara armata di taccuino, io di cinepresa. Questa è la vera Lara, avventurosa, audace e sveglia come nessun altro. Un po' più sorridente grazie a me. Chissà quante altre avventure pazzesche ci attendono. Ok, cara, andiamo. C'è nulla, vedi, no? Attenzione, Quante ce l'hai di guai? È una marea. Devo strozzarlo. A lui mi dice. Sì, perlomeno. Dove devo andare? Salto. Dove salto? Picca sì, usciamo da qui perché sennò mi dà veramente fastidio. Allora, capiamoci. Bisogna andare di là. Come si fa andare di là? Bisogna andare lì. Beh, bel discorso. Come fa a saltare? C'è nulla che mi possa attaccare. L'omino è già bello e morto, quindi non ci rompe gabba. Allora lui mi dice qui, mi dice di andare di qua. E come fa? Allora ragazzi, io provo a fare un mega salto, ma anche no. Anche perché se faccio un mega salto, la vedo lunga, eh. Non mi scusavo per nulla. Devo andare di là, eh? Ma di là non ci posso andare, quindi vado di qua. Thank you.
dell'acqua lì. Qui mi dice di salire. E come salgo? No! Ah! Chi va di onda? Chi va? C'è qualcosa lì? No. Devo levare la corrente. E con l'acqua si riavvicina la scossa. Mangiamoci qualcosa. Come ha detto? No, no, la leva la corrente. Il binario è bloccato. Dovrei salire lassù e cercare di sistemarlo. Dove lassù? Lassù dove? Chi va? Lassù dove? Sul binario. Thank you.
ci può arrivare. Impossibile. Ti va? Non lo so. Sinceramente non lo so. Ci siamo da sopra, e ora? Thank you.
parlare di voi. Sugli insoliti fenomeni atmosferici che flagellano l'isola. Presso il nostro sito costiero è stata scoperta la tomba di un importante generale di epoca Kamakura. Questo ritrovamento è il tassello mancante. Finalmente potremo controllare le tempeste. Gli scavi hanno destato gli ioni tra le rovine. Sono furibondi. Dobbiamo raggiungere la sala sacra del monastero. Laggiù si deciderà il successo o il fallimento della missione. Antiche rovine della base. Controllare le tempeste. Mi servono risposte. Vedi, devo tornare indietro. L'unica cosa, io mi ricordo forse di aver lasciato qualcosa. C'è nulla, se qualcosa ho lasciato, per esempio. Ecco, questo l'avevo lasciato all'andata, diciamo. Anno 6 dell'era Meiji, ovvero il 1873. Un lato è usurato, come per eccessivo sfregamento. La moneta porta fortuna. Guarda se attacchi. Aspetta, perché sennò ci si smusa. Allora, vediamo se salto o vado sotto, perché... Provo, non ci dovrebbe essere nessuno, perché quelli che c'erano erano tutti praticamente massacrati, però non è detto. C'è niente? Cosa c'è? La regina del sole invecchia. Presto indicherà un erede. Temo che sceglierà me. Sono la sua favorita. Vivizia mi considera la sua preziosa primogenita. Non mi perde mai di vista. Mi pettina e mia figlia come se fossi una bambola. Tutto ciò mi turba oltre ogni dire. Ma sconcertarmi di più è il modo in cui mi fissa, come se si stesse rimirando allo specchio.
nessuna parte. Deve arrivare lì, però sono convinto di questo. Ci sono. Cazzo, sono cascato. Questo è anche un bel, se ci arrivassi. Non ci arrivo mai. Sbagliato, sono atterrato troppo presto. E là. Come faccio? Proviamo, vai. Si è smusato. Si alza? Ce la fa più? Che ci fa? Niente. Ci potrei andare sopra. Non ci salvo, lo vedi? Ho proprio sbagliato. Non ci salvo. E qui mi smuso, qui mi smuso. Ci smusiamo? Non ci va, capito? Sì, ho capito, è proprio sbagliato. No, è proprio sbagliato, via. Qui si esca un po' troppo spesso, eh? Anche stagia. Un po'. Siamo sempre lì. Qui ho sbagliato, quindi è un po' un problema. Se lo spingo di qua, you
No, ho perso la borsa che ci montavo sopra. Andava di sotto. Vabbè, non so, sinceramente lì mi sono proprio perso. Quindi. Ma anche lì. Ah, l'ho fatto, cioè, anche perché non ci si usciva se no. Non ci si usciva. Caschiamo. Qualche altra freccina, c'è nulla. Strada dura, eh? Lara! Appena abbiamo sentito l'esplosione. Alex era ancora su. Devo dire che è sempre un effetto micidiale sulla gente. Allora cerca di starmi alla latte. Mangiamo, ok? Quei bastardi si sono tranquillizzati, ma è meglio non abbassare la guardia. Se devo morire in questo posto, morirò a faccia piena. Buono. Un uomo ha pur bisogno di mangiare. Finalmente un po' di ottimismo. Appena Reyes finirà con la barca, torneremo alla civiltà. Con una grande storia da raccontare. Parla per te. Io spero solo di dimenticare. Salteremo con l'alta marea. No, non possiamo. Per favore, non ricominciare, Lara. Lara non è la sola a dire che siamo in trappola, Reyes. Mattias forse è impazzito, ma ne era davvero convinto. Io gliel'ho letto negli occhi. Crede che la resurrezione di Nico sia la chiave per fuggire dall'isola. Sembra assurdo, lo so. L'intera isola. Le tempeste non sono naturali. Bisogna cominciare ad ammetterlo. È vero. Durante il naufragio dell'Endurance ho sentito una presenza maligna, tangibile. Quest'isola è maledetta. Dove vai? Sotto quella base sulla scogliera ci sono delle rovine. Là dentro c'è qualcosa con cui pensavano di controllare le tempeste. Devo indagare più a fondo. Appena pronti partiremo. Con o senza di te? Io non partirò senza di te. Tempesta per arrampicate fino alla base, scendi i vegani.
scalabile fino alla base. E dove vai là? Entra nella base scintilla. Rosa. Tasto. Forse è meglio là. Vado a fare finire quel pallone. Io dove va ora? Ma devo salire su. Ok. Dove fa salire su? Devo salire. Ho capito. Quest'isola va ben oltre le mie aspettative. Certo, gli isolani sono fuori di testa. E quella povera gente dell'Endurance. Ah, che brutta fine. Però rende tutto più eccitante. Ho messo i piedi sulla leggendaria Yamatai e tutti quei relitti. Per non parlare di un moderno culto del sole, ci ricamerò almeno due documentari, forse addirittura una serie. Il mondo avrà occhi soltanto per questo posto. E sotto i riflettori ci sarò io, ovviamente. Che sollievo. Avevo scommesso tutto su questa spedizione. Ora devo solo agire con prudenza. Basta poco perché la situazione mi sfugga di mano. Appena avrò la fiducia di Mattias, lo convincerò che collaborando faremo molta più strada. Dubito
sia davvero convinto di ciò che predica ai suoi seguaci. Sono solo smarriti e confusi. Io li aiuterò a tornare alla civiltà. Fioccheranno proposte milionarie per assicurarsi la mia esclusiva. È la scoperta del millennio. Lui ci sale. Come salgo? Andiamo a vedere se c'è qualche altra cosa che mi butta giù questo tipo di ascensore. Non ci siamo montati. Non c'è niente. Adesso sono due, o salto e buon cima, e poi proviamo, un po'. Ah, ecco, sì. Fallo venire qua questo, vai. Poi andiamo di quel caffè. Guarda lì cosa mi tocca fa, poi devo prendere questa, però se scendo di lì, perché voglio vedere una cosa, se io monto di qui dove vado a rifinire, giusto per capire, da nessuna parte. Giusto per capire, no, allora da qui niente, no, oh, quindi qui si asca. Già pieno. Da là. Aiuto!
raccomando, lì sotto. Sto piano. Non c'ho più faccia. Il tipo lì, ma poi dove vado a rifinire poi? Boom! Ma proviamo, siamo. Invece ritmo. Ciao, ehi, ciao mai. Salta su qui, proviamo, si è smusato, lo sapevo. Però forse è quello. Ora se mi rifà rifà tutto è diventato lei. Ah no, però forse è quello. Due. Siamo lì. Vedi se c'è qualcosa lì. Scopri la tomba antica.
pubblici e torna indietro. Questa molto probabilmente è una cosa che non dovevamo fare, quindi va fuori dalla storia, mi si allunga la storia. Però vediamo. Erano le nostre o le loro? Quei suoni orribili mi rimbombano ancora nella testa. Indossavano le armature dei miei antenati e ci straziavano con spade antiche. Spade, grida, sangue. Noi non potevamo fermarli. È scoppiato il finimondo. E poi silenzio. Svaniti nel nulla. Perché? Perché se ne sono andati? Perché non ci hanno uccisi tutti? Ora c'è il capitano Osaka al comando. Noi lasceremo la base, ma non l'isola. Ci dirigeremo nell'entroterra, al monastero. Non c'è altro modo. Dobbiamo seguire Yomi, tutti insieme. Se la stella non può essere controllata, deve essere distrutta. Però... lo so che moriremo tutti. Vai. Se è accampamento insicuro. Stai attenti, eh. Potevamo strozzarlo. Da dove? Allora, proviamo a forzare gli altri meccanismi. Allora, io tiro su da qui, dovrei averci. Che l'ho forzato uno, tiro su questo. Dovrebbe essere così. Andiamo giù. Dov'è la scala? No, via, dovrebbe essere così. Ok, ancora uno di montacarri che è sistemato. Lo so, e qual è l'uno? Quale sarà l'uno? Perché l'ho fatto uno di qua.
colpa. Quindi mi manca questo che è qui. Quello che è lì. E dove lo lavoro quello che è lì? No, scende sempre. Dietro. Scende lì? Sì, ma non passi. Porca la miseria, zazzone. Allora, riproviamo. Allora, riproviamo qui, si è detto. Noi ce ne manca uno. Qui l'abbiamo distrutto di qui. Ora sale, noi abbiamo distrutto questo, questo, quello, mi manca quello. Ma dove lo piglio quello? Beh, non ci vai. Meno che non scendi, che non si scende. Non c'è proprio, e da quella parte mi va bene, e da quell'altra parte che no, che non lo distruggo, non da un meccanismo. Quel meccanismo che non so. Non lo so.
Questi sono guerrieri. Erano nella tomba di Inigo.
la proteggevano. Questo sei tu. Eri una sorta di generale. Ti sei ucciso con il seppuku. Perché? Oh, splendida. È ancora affilata. Deluso la mia regina, il rito è fallito. La sacerdotessa si è tolta la vita sapendo che l'unica via di scampo era la morte. E la prima e ultima regina resta un'anima sospesa in un corpo deperito. La sua ira ha scatenato le tempeste e infurierà finché l'anima resterà su questa terra. La mia guardia tonante ha giurato di proteggerla e lo farà. Io no. L'anima intrappolata in un cadavere. È questo a provocare le tempeste. Per fermare le tempeste dobbiamo distruggere il cadavere nella sala sacra. Ma il bello sarà convincere gli altri. Lara, dove diavolo sei finita? Oh no,
Che succede? Ci stanno attaccando! Devi aiutarci! Merda! No! Devo tornare da loro! Reyes, sei ferita. Grazie. Sul serio, pensavo fosse finita. Non ne vedo altre. Che è successo? Durante l'attacco Whitman è sparito insieme a Sam. L'ha riportata da Mathias. Dovevamo ascoltarti. Che stupida sono stata. Adesso che si fa? La barca è a posto. Chiamiamo soccorsi. Stessa cosa che hanno pensato loro. Su Whitman avevi ragione. Hai visto le tempeste? Abbattono chiunque si avvicini. Gli scienziati giunti qui durante la Seconda Guerra Mondiale pensavano che le tempeste venissero controllate da una sala sacra vicino al monastero. Anch'io non ci capisco molto, ma Sam ha un ruolo chiave in tutto questo. Se partiamo senza capire perché, moriremo tutti. Come i piloti. Come Rob. Reyes, secondo me dovremmo fare come dice Lara. Tornare alla loro fortezza sarebbe un suicidio. Non la porteranno laggiù. La condurranno in questa sala sacra. Noi ci avvicineremo passando per questa gola. Ascolta, so che puoi tornare a casa da tua figlia. Lo so, ma qui non è ancora finita. Non ti chiedo di credermi, Reyes, ma solo di fidarti. Ok, allora prendiamo il largo. Sali a bordo quando sei pronta a partire. Lara, cosa pensi di trovare là? Davvero vuoi saperlo? No,
ma dimmelo lo stesso. L'anima di un'antica regina del sole intrappolata in un cadavere. È la sua rabbia a scatenare le tempeste. Distruggendo il corpo, le tempeste si placeranno. Ok. E perché Mattias vuole sempre? Non lo so. Ed è questo a preoccuparmi di più. È tutto pazzesco, lo so. E come se lo è. Ma non c'è rimasta altra scelta. Forza, facciamo. No. Tu e Reyes sorvegliate l'ingresso principale mentre io cerco Sam. Vuoi andarci da sola? Più siamo, più probabilità abbiamo di farci scoprire. Dovete restare qui e resistere il più a lungo possibile. Potrebbero arrivare solari, ma anche altri. Samurai, la guardia tonante della regina del sole. Sparate a chiunque tranne che a me o a Sam. Tesoro, non ti dirò addio, perché questo non lo è. Ti copriamo, Lara. Conoscere la loro nuova regina, da colui che l'ha ricondotta a noi. Ah. Certo, certo. Ho qualche esperienza di tribù arcaiche. Premio Nobel in arrivo, James. Che sta facendo? Sono il dottor James Whitman. Vengo in pace. Vi porto la vostra nuova regina. La regina! Come si dice in giapponese? La vostra... Joe! Ma il problema! Non crivo la te! Mi sono ricambiato, ragazzi, faccio bene.
squilini che si cambiano.
faccia, rimani lì, volo. Così appaiono da tutte le parti. Ragazzi, questo magliettino qui fa veramente schifo. Possibile siano sopravvissuti fino ai giorni nostri. Ah, sì, prendiamoci anche una cassa, mi dava anche qualcosa. Okay. Sì, no? Delle tempeste è un'anima intrappolata in un corpo deperito. Credo si riferisse all'ultima regina del sole, ma non capisco il ruolo di Miko in tutto questo. Lei era la prima regina. E Mathias è convinto che Sam sia fondamentale. Un brutto segno. Whitman. Lui e i suoi dannati sogni di gloria. La sala sacra è al centro di tutto, ma raggiungerla non sarà facile. La guardia tonante ha giurato di proteggerla. Devo farlo, ma tremo al solo pensiero di ciò che troverà là dentro. Ho paura. Non l'ho preso. Non ho fatto la sosta prima. L'episodio di. Diciamo nel punto. Quando eravamo all'inizio di. Prima di arrivare. Da dove siamo usciti ora. Sono stato un po'. Respingiamoli!
una lotta dura, dura senza paura. Ma quanto devo ammazzare la marea? No. Noi adesso prendiamo un po' di roba. Frecce al Napa, vai! Bombe! Questo frecce esplosive, sì. Quindi ci vogliono perché per combattere. Struttura rinforzata no, questo no. Contrappesi no, no, mi interessa. Frecce penetranti, non ce l'ho. Questo, corda robusta. Terracotta cinese avrà migliaia di anni. Possibile che i cinesi si fossero insediati sull'isola ben prima degli Yamatai. Ci sta. No, qua queste due isole. Due frecce ce n'è. Dai, io c'ho tutto bravo pieno, questo. Nulla. Frecce ce n'è. Thank you.
trovare il modo di arrivare lassù. Dovevo farlo. Lara non mi ha dato scelta. Non ha abbastanza pelo sullo stomaco e avrebbe rovinato tutti i miei piani. Lei non è fatta per queste cose, non sa pensare in grande. E questa scoperta deve essere solo mia. Ho passato il segno. Ci sarà da sudare, quindi mi dispiace per lei, ma non potrà lasciare l'isola. Nessuno potrà farlo. Per quanto riguarda Sam, beh, renderà questa storia ancora più stuzzicante. Con Mattias e i suoi solari non si può ragionare, perciò dovrò tagliare la corda appena il rituale sarà completato. Già mi vedo. L'unico superstite accolto dalle massime autorità, circondato dalle telecamere e con un'espressione di circostanza a metà tra gioia e dolore. L'uscita è quella.
le regine del sole. La prova in cui la regina sceglie la sua erede. La sacerdotessa prescelta entra nel monastero. Riceve il potere e diventa la nuova regina. Un momento. Non sai quante persone hanno dato l'anima per questo. Per la prima e ultima regina resta un'anima sospesa in un corpo deperito. Ricettacoli non ereditano il potere. Ricevono un'anima. Queste regine erano... Eri tu, Imiko, la prima e ultima. Oddio, e la prossima è Sam. Ma lei non l'avrai. Sam, un ricettacolo per l'anima della regina. Devo fermare questa follia. Non posso che andare incontro al mio destino. Stanotte salirò le scale che conducono al seggio del sole. Ma non completerò il rito. Non ne uscirò incoronata regina. Sono l'unica depositaria di una tremenda verità. Nella regina del sole alberga un male di inconcepibile perversione. Un male che ambisce a dominare ben più delle terre e dei mari di Yamatai. Questa follia deve finire. Mi presenterò al seggio armata di un pugnale che ho rubato al suo generale. Egli si accorgerà troppo tardi del mio gesto. Per il bene di Yamatai e di tutte le sacerdotesse che condividono la mia sorte, devo morire. Ok, ciao, Shia. Ci sono eroi.
ma solo un superstite. Il nemico è pericolosa, Mathias. È furiosa, vendicativa e troppo potente. Una mortale in cambio di una regina. Questo è il prezzo della nostra libertà.